PC Battista 70 Phone, passiamo ora alla versione potenziata del View 2, si chiama Pro. In cosa differisce dal fratello, se così vogliamo dire? Abbiamo una doppia camera da 16+8 con LED flash, il processore è più potente, abbiamo lo Snapdragon 450 con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il resto praticamente rimane invariato, tranne il prezzo, che il prezzo sale a 299, abbiamo detto, per questo telefono. Comunque possiamo vedere che a me il display piace, ha una buona luminosità, i colori non sono particolarmente saturi, è costruito bene, è tutto in metallo, abbiamo il suo bel fingerprint. Insomma, devo dire che il prezzo, vabbè, è in una fascia, diciamo, impegnativa, perché ci sono parecchi smartphone in quella fascia, per cui devo dire che farà un po' di fatica, se non spinto bene, a ritagliarsi gli giusti spazi. Però devo dire che a livello estetico è molto bello anche questo effetto sul metallo, con questa rifrazione della luce, devo dire che lo rende ancora più gradevole. Vediamo, intanto noi facciamo un po' di pochettino di... Ok, no, questo no, non so cos'è, vediamo qui. Ok, qui ci sta dicendo le varie informazioni, 6 pollici, ultra wide, come... No, il terminale, diciamo che è interessante, come la versione... Secondo me è la versione normale, tra virgolette, più appetibile per il prezzo. Sì. Però se... Questo qui ha contenuti nettamente superiori. Sì, anche il processore. E soprattutto la dual cam, che darà l'effetto bouquet. Sì, quindi, sì. Buon prodotto, diciamo, una buona evoluzione del View, che è stato ha riscosso un discreto successo da parte della casa francese. Aspettiamo, vediamo un attimino di provarlo con calma, ma sembra interessante. E comunque stiamo vedendo una cosa che non solo Wiko, ma anche altre case hanno deciso di, per alcuni, di abbandonare gli smartphone sopra una certa cifra e concentrarsi su una fascia di prezzo, diciamo, sulla fascia di prezzo su cui va il 90% del pubblico, perché comunque non tutti vanno a spendere 800, 900, 1000 euro per un telefono, e sotto i 300 euro, diciamo che è lì che si combatte la battaglia vera per questi marchi. Per cui è una scelta che condivido, inutile andare su smartphone particolarmente pompati e costosi, quando poi alla fine quelli che vendono sono smartphone su questa fascia di prezzo, e ancora a maggior ragione sotto i 200 euro si ha una maggior possibilità di riuscire ad effettuare delle buone vendite. Ok, dai, con questo abbiamo concluso. Saluto da Loris e da Lucio per Battista 70.